Ciao ragazzi, oggi facciamo un video veramente particolare. Innanzitutto perché è il primo video del mio canale che sto registrando completamente in notturna. Andremo a montare la catena di distribuzione nuova sul runner. Niente di che, se non fosse per il fatto che non l'ho mai fatto in vita mia. Quindi per rendere le cose ancora più divertenti ci cimenteremo in questo lavoro, che secondo me è difficilissimo, ma come tutte le cose nella vita, finché non impari a farle sembrano cose impossibili. Non sarò da solo perché è meglio non rischiare di fare le cose senza sapere, soprattutto là sotto dentro il motore. E mi farò aiutare da Blasus, un vero meccanico Piaggio. Come avviene in certe operazioni chirurgiche, i medici sono assistiti a distanza dai dottori, quindi quest'oggi sarà lui il medico che mi assisterà durante questa operazione. Fra l'altro, ragazzi, vi dico la verità, ero molto tentato di andare dal meccanico per montare la distribuzione, però sono stato spinto proprio da Blasus a fare questo lavoro da solo. Il fattore principale erano i soldi, perché la differenza fra comprarsi questi pezzi da sé e farseli montare da un meccanico era un costo veramente molto elevato. Fate conto che la catena di distribuzione per il runner costa circa 20 euro. In più il runner non ha quel chilometraggio tale da poter dire ok, bisogna cambiare la catena. Però, visto che stiamo facendo un lavoro veramente fatto bene, lo facciamo fino in fondo. Riflettendo ancora un po', sapete cosa fa strano? Che io Blasus non lo conosco e non l'ho mai visto. Quindi uno sconosciuto mi monterà la catena di distribuzione tramite le mie mani. C'è un altro fattore, fra l'altro, molto importante al quale tener conto. Le luci hanno una tempistica di carica che io ancora non so quale sia, perché non le ho mai utilizzate per tanto tempo. Quindi sia le luci che il cellulare hanno un tempo ristretto per operare. Le previsioni del meccanico comunque sono circa di 45 minuti di lavoro. Ehi là, ciao carissimo. Lui mi aiuterà a montare la distribuzione. Ciao a tutti. Dire. Faccio vedere cosa ho preparato, dimmi subito se manca qualcosa. Allora, l'estrattore creato proprio per oggi, guarnizione della coppa dell'olio, ok, coperchio, la catena e la guarnizione e coperchio punteria. Ti vedo molto a scatti. Quello che farò ora è smontare il variatore, perché dobbiamo accedere subito alla parte che sta dietro. Sento la Potrebbe essere una serata problematica questa. Là, sto tappo del cazzo dell'olio, non potevo mettere da un'altra parte. È un po' complicato fare un video del genere. È molto complicato, sì. Con l'estrattore devi tirar via quel tappo. Ok. Visto. Okay. Il vecchio tappo 9 su 10 si piegherà, ma pazienza, per Piaggio è usa e getta. Perfetto, noi abbiamo quello nuovo, quindi non ce ne frega una sega. Queste sono le due barre filettate prese da Brico. Ok, questo è il punto in cui sono arrivato, quindi dovrei mettere qua l'estrattore. Ci metto ovviamente le rondelle qua e qua, e poi giro finché non viene fuori. Ti conviene magari avvitarlo un po' di più l'estrattore, in modo di avere un po' più di corsa utile. Non ho idea di cosa io stia facendo, ma speriamo funzioni. Sta funzionando. Oh oh, mi serve anche l'altra mano. Se erano più corti forse era meglio, però è un'ottima idea questo estrattore. Grande. Mi sento gasatissimo. Cioè, quella che c'era prima era abbastanza marcetta. Catena. Bene, ora direi che è il caso di tirare giù l'olio. Ma se togli la coppa ora. Cosa succede? No. Oh Cristo. Ah, che bello sentire AutoSam senza censure. Un privilegio per voi. Questa è la situazione. Non so cosa stia succedendo qua. La benzina che gocciola dai tubi e l'olio che sta per uscire. Sono un po' preoccupato. Comunque ora ho messo il runner nella posizione di prima, ma ho svitato un po' il dado perché prima non era stato svitato. Adesso mi annega. Guarda che bello. Ok, tolto l'olio. Ora stacchiamo la coppa dell'olio. E olio. Tirata giù la coppa dell'olio, andremo a togliere la catena della pompa dell'olio, che è quella che ci dà fastidio per tirare la distribuzione. Ok. Mi vedo preoccupato. Vieni via, bastardo. Molto bene, qua è tutto bello pulito. Immagino che devo togliere quelle due esagonali. Sì. Cristo. Dovresti intravedere l'ingranaggio della pompa dell'olio. Cerca di tenerla ferma sempre con la pinza e gli dai un colpetto. Non so se servirà, sai. Sì, servirà. Mi dica. Ma che stai dicendo? Fra, non sto capendo. A questo punto devi tirare fuori l'ingranaggino sotto. Oh mio Dio, è venuto via molto facilmente. È più facile a farlo che a dirsi. La catena ora è libera. Perfetto. La estraggo. Tolta. Sfili l'ingranaggino che tanto è infilato e via. Quello gira solo quando è stretto il variatore. Quando non accendete mai uno di questi motori senza il variatore montato. Perché cosa succede? Che è anche difficile accenderlo. Beh,
Bene, ora devi spinare anche quel rasamento e vedrai finalmente l'ingranaggio che comanda la distribuzione. Il tuo lavoro da questa parte del motore è praticamente finito per ora. Scusami, ti ho fatto fare un piccolo volo. Un volo di 3 metri col cellulare. Bello. Come ti dicevo, ora inizia la parte divertente. Cioè? Togliere il copritesta. Ci sono quelle 5 viti con chiave da 10. Togliamolo. Tolta. Polmoni aperti, capo. Anzi, a cuore aperto. E ora c'è da smontare la parte divertente, ovvero il sistema del decompressore, che è quello che ti aiuta ad avviarlo. La cosa qua è un po' complicata, devo togliere quella brugola là. È da 4. Estratta la campana, quindi ora devo estrarre tutti e due i bilancieri del decompressore. Ok. Ah, c'è una rondella giallastra. Esatto, e quando è nuova è bianca, diventa giallastra con la vecchiaia. Adesso devi fare la stessa manovra che hai fatto con la catena dell'olio. C'è anche una rondellina sopra, l'hai già tolta? No. Prima però devo tirare via il tendicatena, che è la tendicatena rimosso. Ce l'ho quasi in mano. Affanculo. Finalmente posso fare il trapper. Se hai una calamita ti aiuta sicuramente. Te devi metterla come hai tolto l'altra. Fil di ferro per riuscire a riprendersi la catena. Ok. Perfetta. Ok. È arrivato il magico momento di metterlo in fase. Ok. Di mettere la tacca del 4V esattamente al centro dell'asse a camme. Tanto lo vedi, c'è un riferimento sulla testa dove deve essere il 4V. Spettacolo. La luce 2 ci ha abbandonato. La batteria del cellulare è ora al 6%, quindi fra un po' resterò da solo. Continuiamo quando le luci riappaiono. Ciao. Prima di continuare però vorrei ringraziare lo sponsor di questo video, che è Car Vertical. Car Vertical offre un servizio molto utile, soprattutto se state per acquistare un'auto. Infatti è possibile ottenere informazioni sul chilometraggio dell'auto, sapere se la macchina è stata rubata, se ha avuto incidenti in passato. Potrete vedere le foto di questi eventuali danni, sapere dove è stata immatricolata l'auto, se è stata utilizzata come taxi e molte altre informazioni ancora. Come potete vedere qua, io mi sono fatto fare una visura per la mia macchina, così quando andrò a venderla il futuro proprietario avrà già questo report fatto. Grazie Car Vertical. Oh, è giorno, sono passati un paio di mesi, quindi un bel po' di tempo, e sostanzialmente con Blasus non sono riuscito a finire il lavoro a causa dei nostri impegni che facevano sì che noi non potessimo mai incontrarci in videochiamata. Quindi ho dovuto continuare senza di lui. Oggi non sono solo. Bella. E mi farò aiutare per finire il lavoro. Qua tutti quanti i pezzi sono stati lavati in vasca ultrasuoni, quindi è tutto perfetto. La guarnizione della coppa dell'olio è nuova. Lo scooter è in fase. Abbiamo rimontato la catena di distribuzione e ci stiamo accingendo a rimettere il tendicatena. Questo qua. Sapete cos'è il bello? Che io sto solo imparando e non sto facendo una sega. Allora, quello che manca sostanzialmente è montare qua l'ingranaggio, mettere la campana sopra a questi due pezzi che servono per far partire il runner, perché sennò il runner 200 non parte. Dopodiché bisognerà montare qua la copertura, ops, che è stata presa nuova. Qua sotto la pompa dell'olio andrà rimontata e avremo finito. Sono contento perché ho imparato a fare la distribuzione del runner. Sono passati 2 mesi e ho preso un casino di cose. Si sta montando la molla che fa sì che questi due componenti, quando si aprono, tornino nella loro posizione originaria. Ok, divertiti. E vai, stiamo rimontando. Cioè, io non sto facendo un cazzo. Vi consiglio di farvi 300 miliardi di foto se volete cimentarvi in questo lavoro prima di fare il lavoro, perché così dopo andate a guardare tutto il contrario e in realtà è molto più semplice di quello che pensiate. Qua ci sono le coppie di serraggio, perché non ho voglia di stringere la cazzo. E la vita del contrappeso va stretta da 7 a 8.5. Voilà, vecchi. Perfetto. E ragazzi, a questo punto dobbiamo rimontare la campana di contenimento da qua. Allora, nel foro piccolo della campana deve coincidere questo foro qua. Allora, ok, ora ci siamo. Posizione molto più comoda. Non so se riuscite a vedere, ma fichiamo dentro. Ok. Allora, la campana va da 11 a 15. Noi faremo 14. Pa, pa, pa. Ok. Guarnizioni tutte quante nuove. E loro le bestemmie, perché dobbiamo inserire il rasamento. L'abbiamo unto per l'occasione. Ok, è entrato. Bene. A questo punto ci va l'ingranaggio dentato, al quale andremo a mettere la catena dell'olio. Ora montiamo la catena della pompa dell'olio. La ungiamo un po', ovviamente, prima di montarla. Questo è il po'. Sai che l'inverso non si accende alla fine. A questo punto dobbiamo inserire là la vite e stringerla con una pistola di impulsi, perché quell'ingranaggio gira libero e bloccarlo è un po' difficile. Ora rimettiamo qua quello che manca. Guarnizione nuova. Molto bella. Mi piace un sacco quando è così. Guardate un po'.
E vai, cazzo. Mamma mia, quanto cazzo è bello. Non lo fa nessuno sicuramente. No. 7 Newton metri. Ok, è giunto l'ora di montare il paraolio gigante. Fatto. Perfetto anche. Quindi ora montiamo tutto e accendiamo. Ah, sì, buon segno. La batteria. Ah, sì. Non lo so stare. Oh, stagno, ragazzi. Vedete, questa faccia è la faccia di un genio. Link in descrizione. Accenditi, bastardo. Perfetto, le valvole erano state registrate. Infatti ora non c'è più quel fastidioso ticchettio che vi dicevo che si sentiva all'inizio. Quindi